La messa di Semedella di quest'anno ha visto una buona presenza di fedeli capodistriani rimasti ed esuli che di questi luoghi serbano un ricordo particolare e un'emozione da più punti di vista. 3 anni con sto Covid non sapevamo praticamente visto. Per noi è una tradizione, diciamo, una roba che teniamo, almeno i capodistriani, quei pochi che restai, perché chi se andai in America, chi in Australia, chi di là, e chi mori, e i giovani purtroppo non se li vedi, e siamo restati solo che noi. Venimo qua perché è la nostra Madonna, la Madonna si vedeva una volta, era la processione addirittura che andava a Capodistria, che veniva su, tutto con i farai, era una festa grande. Sono di famiglia capodistriana. E quindi noi coltiviamo la tradizione che da quasi 4 secoli si porta avanti di fare omaggio alla Madonna per ringraziarla di quando ha liberato la Capodistria dalla peste. Ha preso parte al rito il coro Jubilate della parrocchia di San Lorenzo di Conselve in provincia di Padova. Alcuni di essi hanno avuto modo di conoscere questi posti grazie a un progetto culturale con l'Istria. Noi infatti arriviamo da Fiume oggi perché siamo stati in comunità ieri sera, questa mattina a San Vito ad animare la messa, oggi siamo a Semedella e domani concluderemo a Buie, però fuori dal progetto che noi comunque continuiamo a chiamare Radici Comuni perché è il motivo che ci ha portato ad essere qua quella volta e a tornare anche adesso. Una chiesa che in passato aveva maggiore visibilità, oggi è infatti circondata da tante palazzine, strade, garage. Il sito, secondo la comunità degli italiani di Capodistria, meriterebbe maggiore considerazione. In quanto il fondo è proprietà privata, è molto difficile pervenire a un accordo definitivo in merito. Ci sono stati già diversi solleciti in questa direzione, però purtroppo non dipende dagli enti pubblici come il comune, ma dipende, o soltanto dalla Chiesa, ma dipende anche dai proprietari dei fondi attigui.